Secondo me non ci riesce. Ma cioè, guarda, secondo me ci può riuscire tranquillamente. Ma no, secondo te non è possibile. Ma li suona tutti. Ma no, li suona no, tutti. Che li suona tutti? Quest'ultimo no. Sì, ma vediamo, vediamo, proviamo, andiamo a chiedere. Andiamo a chiedere, è la cosa più semplice. Roberto, tu quanti tipi di sax hai suonato nella tua vita? Vabbè, il soprano, sì, sì. Tenore anche. Baritono anche, hai trovato? Il contrabbasso, quello che suonava entro i Braxton, no, no, quello mi sono rifiutato. Il contralto, certamente sì. Sì, certamente sì, per forza. Il sopranino. E hai suonato anche il sopranino? Fino al sopranino. Cioè, ma ho provato anche il soprillo. Che cos'è il soprillo? Più piccolo il soprillo. Sì, la cosa ma sì, noi ne abbiamo un altro. Il sopranissimo. E questo lo suona, secondo me non ci riesce. Ci risuona. Guarda le dita, no, non ci arriva. Non no, però mi dispiace deludervi, questo non posso suonarlo perché non c'è il bocchino. C'è la miseria là. Ciao, dimenticato. Ti ho fregato. Vedi, quando c'è uno non sa suonare. Ah, c'è pure l'ancia, ragazzi. Hai visto? Hai capito. Beh, provo? Sì. Questo è il suono più grande. Ok, okay, va bene così. Va bene, va bene così. Chiediamo scusa per aver... Prego, accomodate. So te. Thank you.
questo era Hermes. Hermes, il primo pezzo che ascoltiamo dei Pinturas. Chi sono i Pinturas? È troppo facile, ma ve lo diciamo per voi che non siete del mestiere. I cartellini sono. Allora, no, è facile. Giorgio Vendola, Roberto Taviano, Nando Di Modugno e Pippo D'Ambrosio. Che ormai suonano, da quanti anni suonate insieme? La cinquantina. Diciamo per questo progetto specifico. Quanti saranno? Ma forse sono... abbiamo superato i 10 anni, forse. Sì, penso proprio di sì. Non mi guardare così. Più. Forse una quindicina. Ma siete partiti originariamente, che io ricordi, tu e Nando soltanto? Siamo partiti in duo, io e Nando, sì. Poi è stato difficile trovare altri due scapocchioni come noi. La scelta non è stata di portistico. Ho detto, ma più scapocchioni noi, a quantomeno... Allo stesso livello. E insomma, li abbiamo trovati. Li avete trovati, oh, benissimo. Soprattutto tra i pianisti. È stato difficile trovare, è difficile trovare uno scapocchione a livello, insomma. Vabbè, no, ce ne sono, di bei scapocchioni ce ne sono, no. Sì, dai. Sì. Il disco si chiama A che punto è la notte? Ed è il vostro... Terzo disco insieme e sono tutti brani originali, naturalmente. A parte due. È la prima volta che... Avalanche? Sì, Avalanche di Leonard Cohen e invece... O Silenzio das Estrellas, che è un brano di Fatima Guedes. Sì. Però è la prima volta che utilizziamo materiale originale composto da tutti noi all'interno del disco. E questo Hermes, per esempio, di chi era? Di Pippo di D'Ambrosio. Pippo. La colpa. No, facciamo assumere responsabilità direttamente, se no poi... come 15 anni fa, chi è stato il perno di questa... unione complessiva, cioè chi ha ovviamente Roberto, ovviamente. È il leader comunque della formazione. Non so se ci siamo capiti, qui ci ripartiamo le responsabilità. Vi rimbalzate le responsabilità. In questo caso la colpa è mia. E perché Pinturas? Ma diciamo, nasce fondamentalmente dall'idea che con Nando si girovagasse per repertori molto diversi, alle volte anche delle cose che sembrano apparentemente molto distanti, perché può essere una canzone pop e poi magari si approdava a un brano del Rinascimento piuttosto che a un brano di jazz. E quindi una tavolozza di colori così, Pinturas, mi è sembrata che potesse questo nome rappresentare. Ma quello che poi vi rappresenta nella scelta dei brani, in questi tre album, c'è da Joni Mitchell, è vero, sì fantastico quell'album lì, in cui abbiamo avuto come ospite Mirko Signorile ed era, quello era interamente dedicato a una serie di brani del pop, quelli forse a cui siamo più legati anche dal punto di vista della come generazione, no? Perché c'erano brani di Gentle Giants, se non ricordo male. No, in quel disco lì facevamo un suo pallino, Gentle Giant. In quell'album lì abbiamo fatto proprio brani di pop, Lennon McCartney piuttosto che Johnny Mitchell, Peter Gabriel, e c'è una piccola divagazione di Vincent, c'è una piccola divagazione che però all'interno del mondo della canzone ci piaceva molto, ed era Jobim, no? Con Luisa. Dei pezzi. Devo dire, in quel caso forse, ma posso dirlo? La versione migliore di Luisa a livello di quella di Cartelling, secondo me. Facciamo parte ciò, che è ha il suo limite quella di Cartelling. Va bene. Il portoghese, diciamo, non è proprio fluente, diciamo. A prima è perfetta, sì. Però. Andiamo al secondo pezzo, che è Notturno Indiano, il cui responsabile è invece sottoscritto, è invece Nando. Quindi se il pezzo non vi piace, sapete che la colpa è sua, quindi non comprate i suoi dischi dove lui collabora e ridetelo. Allora, Pinturas, Notturno Indiano. Thank you.
Era Notturno indiano di Nando, no, no, di Pintura. Di Pintura, sì, però. Di Nando di Modugno. Scritto Nando. Ma perché Notturno indiano? Per Tabucchi. Il racconto di Tabucchi che ti ha ispirato, alleggiava, sì. Oh, che qua siamo colti. No, perché, no, non abbiamo chiesto, e ho chiesto a Pippo D'Ambrosio perché Hermes, il primo nome pezzo di mio figlio. Ah. Nonché il nome di Hermes. Certo, il dio. Ma un momento, tuo figlio è Hermes con l'H davanti? No. Per fortuna no, perché sennò qua passava i guai. Abbiamo suoi. Deciso di no. Avete fatto bene, perché sennò era un guaio. Va bene, allora, questo progetto, mo parla Giorgio Vendola, questo progetto proseguirà? Io mi auguro di sì, ma penso proprio di sì. Sì, sì. Non abbiamo altra scelta. Nel senso, in che senso non avete altra scelta? Nel senso che ci abbiamo dei debiti in comune. No, delle cambiali firmate insieme a quattro mani. No, perché si sta benissimo insieme, perché si fa tanta bella musica, perché questo progetto ci rappresenta, come diceva Roberto, con Pinturas, no? Pinturas rappresenta un po' non soltanto per la scelta del repertorio, ma anche perché nel repertorio portiamo dentro ciò che ci appartiene come background in generale, e ognuno di noi viene da diverse esperienze. Tutto questo confluisce nella musica. Oh, e devo di dire, Pinturas. Facendo un commento, che se vi vedessero nelle prove come è stato concesso a noi, ci si renderebbe immediatamente conto di quanto ci sia un rapporto di totale collaborazione e si diceva interplay totale tra di voi, senza problemi di leader o altro, no, assolutamente, assolutamente. Cioè, una collaborazione paritetica al netto della capacità tecnica sublime, complessiva infatti, al netto, certo, di quello, anche noi andiamo d'accordo, però insomma il livello ci accontentiamo cioè, quello che possiamo, cioè, ognuno fa il suo. Il prossimo pezzo manco abbiamo cominciato, cioè. No, non voglio presentare, volevo parlare il prossimo pezzo, no, perché, prego, perché è un pezzo con un titolo particolare. Ho capito bene che è di Roberto? Sì. È di Roberto? Sì. Che ha fatto, cioè, uno dice boh, è una non è quello che pensate, cioè non è B-O-H ma è B-O-O. E perché questo pezzo?
Da dove viene? Allora, voi ricordate che spesso i titoli dei pezzi di Thelonious Monk, no? Certo. Lui non sapeva in realtà mai, cioè scriveva un brano ma non gli dava mai un titolo. Allora qualcuno ogni tanto gli chiedeva, scusami, questo brano come si chiama? E lui disse, let's call one, cioè chiamiamolo uno. In realtà era una buttata, oppure let's call this, chiamiamolo questo. A me hanno chiesto, questo pezzo come si chiama? E io, boh. Quindi automaticamente è stato... Però no, hai trovato una giustificazione. Sì. Allora, nell'ultimo disco che abbiamo fatto, che si chiama A che punto è la notte, e che diciamo si ispira fondamentalmente a questo momento della giornata, che insomma è un momento in cui si raccolgono i pensieri, si fanno dei bilanci, si pensano a persone che abbiamo incontrato, situazioni, eccetera. In qualche modo il titolo del disco fa riferimento a un racconto di Fruttero Lucentini, che era appunto A che punto è la notte. E ci sono una serie di rimandi cinematografici, secondo me, che portano la notte, il momento del crepuscolo. E mi è venuto spontaneo pensare a un racconto straordinario che è quello, Il buio oltre la siepe, pieno di metafore, pieno di una serie di rimandi importanti che riguardano il mondo dell'adolescenza, il mistero, quello che non conosciamo rispetto al buio. E un personaggio di questo racconto è questo ragazzo che cresce pressoché da solo, un ragazzo con un forte handicap che tutti quanti scansano, ma è colui il quale nella notte salva i ragazzini presenti nel film, i due figli di Atticus Finch, l'avvocato, il protagonista principale, da un'aggressione. Ed è un personaggio, secondo me, anche lui carico di mistero, perché tutto ciò che noi non conosciamo ci appare come misterioso, poi magari invece nella realtà si rivela come qualcosa di importante, di ricco, che vale la pena di esplorare. Scusate, sono stato marocco, diciamo. Maestro dei figuri, no. Ma prossimamente dove vi esibirete? Allora, abbiamo un po' di concerti da fare, tra l'altro siamo vostri ospiti quest'estate. Quest'estate, sì, no, lo diciamo dopo, no, lo diciamo alle tre cubitali. Però, insomma, abbiamo... No, poi, naturalmente, ciascuno di noi ha le sue attività, certo. Diversi gruppi, diverse collaborazioni. Però, ecco, mi piace pensare che dopo tre dischi siamo approdati a un lavoro di musiche originali, e ciascuno di noi poi ha partecipato anche a proposte degli altri, e per cui lo stile, il suono si sta così amalgamando, si sta così creando, costruendo, che mi piace pensare a un futuro lungo in cui avremo tante altre cose se questa è la prospettiva, da poter, come dire, da poter sfruttare. E poi naturalmente, come diceva anche Giorgio, portiamo all'interno di questo gruppo, che è, come dire, è una specie di condominio il nostro, è veramente un rapporto di grande affetto familiare. Come portiamo... tutti i condomini, affetto. Con tutti i condomini. Tutti. Evitiamo le assemblee. Facciamo, come dire, la possibilità è quella di riportare tutte le nostre esperienze che servono alla musica, no? Per sì, infatti la ricerca del suono è una cosa che secondo me va perseguita un po' da tutti in questo momento, dovrebbe essere perseguita una distinguibilità, un po' come era negli anni 70 con il rock progressivo inglese, che aveva le sue connotazioni, gruppi diversi che raggruppati, ma ognuno aveva un suo suono, a prescindere dalle... Allora, dopo questa nota nostalgica di Maria, andare ad ascoltare. È colta. Ascoltiamo. Thank you.
Era bu bo. No, bo, 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 no. Bo, 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 bo. Roberto, una domanda così, giusto per una mia curiosità. Ultimamente hai ripreso anche con Pinturas, non particolarmente in questo album, solo appunto due brani non originali, però comunque un patrimonio di canzoni, un repertorio che attiene molto alla nostra gioventù, oserei dire quasi adolescenza. Perché in questo momento particolare riprendere questo repertorio? Cioè c'è una ragione specifica o è solo, diciamo, una combinazione? Ma non lo so, intanto diciamo siamo quattro musicisti che in generale nella personale produzione musicale, ma poi anche quella che facciamo, non inseguiamo le mode. Per cui se c'è una cosa che in qualche modo potrebbe essere un tratto distintivo è che non seguiamo a ruota qualcosa del momento che sta andando, la scuola newyorkese piuttosto che quello che va, eccetera, eccetera. Cerchiamo di mantenere saldo un principio che ci caratterizza e che la musica è in qualche modo una musica che respira un po' senza tempo. Se proprio diciamo, un riferimento può essere molto importante, lo dico per me, ma penso in generale anche per Giorgio, per Nando e per Pippo, un tempo che ha prodotto una musica di grandissima varietà, lo stava dicendo Gianni prima, è quella in qualche modo degli anni 70, cioè negli anni fine anni 60 fino al 75, 76, eccetera, quel decennio lì è pieno di roba e di cose estremamente diverse una con l'altra. Non c'era neanche il problema, no, di riconoscersi assolutamente in un perimetro circoscritto, ma i musicisti circolavano fra di loro, esperienze molto diversificate, anzi proprio la contaminazione era proprio l'elemento distintivo, era ricercata. L'elemento... E questa è una cosa che in qualche modo ci appartiene, perché poi tra l'altro non soltanto noi come ascoltatori, ma come musicisti ci ritroviamo anche a frequentare ambienti musicali molto differenti. Pippo è un collaboratore costante di Calextinus con Giovannangelo De Gennaro, per cui insomma lì c'è tutta una ricerca musicale, certo, particolare. Nando e Giorgio, Nando naturalmente per quanto riguarda l'aspetto classico, insieme loro con Vince Abbracciante in questo periodo stanno per esempio affrontando la canzone genovese, dei grandi autori genovesi, per cui siamo onnivori, siamo proprio. No, infatti. E mi piace pescare la musica di quegli anni, quantomeno perché è una grandissima fonte di ispirazione per me. Ciò che contraddistingue il gruppo è proprio, diciamo, due cose: il fatto che suoniate musica che vi piace e che peschiate questa musica dappertutto.
qualunque sia l'origine, no? Esattamente. Riuscendo paradossalmente a realizzare poi cose con un suono specifico, identitario vostro particolare. E beh, credo che meglio di così non si possa. O sbaglio? No, 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 no. Stavolta non sbaglio. Ho fatto la mia tirata. Oh, adesso introduciamo l'ultimo brano che ovviamente non può brano. Essere di Giorgio Vendola, ovviamente. Ed è il brano omonimo, cioè sì. Quello che si chiama Come il... Sì, ero corto di idee. Sì, la fantasia di Giorgio, quindi, scatenata. L'ho chiamato Pinturas, questo gruppo, questo brano l'ho scritto pensando appunto al suono del quartetto. In realtà avrebbe un sottotitolo, cioè? Ma non ho fatto in tempo, ormai è andato in stampa. Il sottotitolo è Il giardino delle delizie, che è ispirato a Bosch, sì, a questo dipinto di Bosch. Però... Pinturas va bene, no? Ah, va benissimo. No, va benissimo. Allora, noi sentiamo Pinturas, però nel frattempo salutiamo. Vi ricordiamo fondamentalmente che quest'estate, in quel di Rocrotondo, il giorno 3 di agosto, diciamo pure la data, vi diciamo, Pinturas per Jive 2024. Sarà con noi. Cioè, saranno con noi. Noi saremo con loro. Sì, vabbè, saremo tutti insieme, diciamo. Facilmente. Arrivederci. Grazie per essere state con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Ascoltiamo. Grazie a voi. Pinturas dei Pinturas.
ciao. Salut ma frat. Salut ma sole. Non sapevo conoscessi. No. Con piacere. Ciao. Grazie. Ehi, Nando, vieni un attimo. Scusami. Vabbè ragazzi, sì, tra quello che hai fatto prima.